Nuovo video GTA 5, quest'oggi gareggiamo nel mondo di GTA con una gara veramente particolare. Abbiamo tutti e quattro la stessa auto, abbiamo due ruote bloccate, ovvero bucate, perché ho detto bloccate non lo so, però è colpa di Mark che mi ha distratto, non è vero, totalmente a caso. Sono bucate le due di sinistra, quindi sia quella di davanti sia quella di dietro. Dovremo gareggiare così fino a Palito Bay, sono 12 km di gara. E vedremo chi sarà il migliore a guidare con due ruote bloccate, bucate. Basta! Bloccate, bucate, andiamo! 3, 2, 1, via! Ok via. Ok. Allora. Aia! Ma ragazzi, sono gente morta. Marci. Chi è che mi ha buttato fuori pista? È stato Marco. Dai, Marci, guarda. Raga, ma dai, Marco. È pieno di poliziotti stesi. No. Ma è stato Marco. Comunque sbanda un sacco, ragazzi. Sì, io non so perché ho fatto il giro largo per partire. Non l'ho minimamente capito. Sì, non avevamo capito, infatti. Fare perché ho seguito la scia. Pensavo mi stesse facendo fare chissà che cosa, invece era solo un'inversione. Però devi sapere che Marci ha iniziato facendomi andare fuori pista. Ha fatto giusto bene. Per farti capire già con che mood qua si registra. Come nelle gare. Sì, no, ma non così. Va bene. Uff, ok, prendo un po' di... Sento un rumore di metallo. Wow, Marci! Chi è il campioncino adesso? Def, sai che sei veramente ragazzi, scandaloso? Prendertela così. Guarda Marci! Vendetta vera. Dicevo che sembra che abbiamo le lattine dietro come nei matrimoni. È avete vero. Presente? Lo stesso sì, rumore. Ma buttatevi fuori! Ah! Sì, non l'ho fatta apposta, mi sono solo appoggiato. Io ho visto Marci volare via. Di te mi fido, Marco, di Steph no. Allora, chi è che arriva? Un attimo. Ciao. Ok, mi ha superato. Stavo per dire, raga, ma non c'è l'aiuto in coda. No, purtroppo no. Anch'io l'ho pensato prima. Mi dispiace. Allora. Niente scia. Marco è in ansia. No, non sono in ansia, tranquillo. Buttatemi fuori, sai benissimo dai, che facciamo zacche. Incidente. Fate seri, sì, buttatemi fuori. No, no, Steph. No, no, Steph. Guarda lì, guarda. No, l'ho drizzato, non ci credo. Torna qua, maledetto. No, non torno qua. No, mi ha preso un NPC, ma siete matti? Oh! No, mi ha risuperato Marci, io non ci credo. C'è un NPC, ragazzi, mi è venuto addosso. Marci! Ma sei un danno, sei. Stavo facendo manovra. Via, toglietevi! Morci, ti odio! No, ma è colpa di Steph! Sei lo schifo! Ma a me... Fattele! No, ragazzi, a me la macchina esplode prima di Palito Bay. Anche secondo me Marci esplode. La mia sta per esplodere, ragazzi. No! Ragazzi, da fare una curva, non no, avete vista... No, la curva! Non l'ho vista! Vado. No, raga, non riesco più a girare, sto girando in tondo. Mark sta tryhardando però, Sì, ma si può tryhardare in un gioco per famiglia, no, dai. Cioè, con le ruote bucate. L'auto mi sta girando in tondo da sola, non riesco più ti a muovere. Ti sei bucata l'altra, allora. No, mi no, sei bucata no. L'altra ruota? No, 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 per fortuna no, però è che un quando capito. È che quando ti fermi devi fare qualcosa, brava, non ce la fai. Guarda come tryharda! Ma è tutta dritta! Io li buco la terza ruota, questi tryharder al giorno d'oggi. Io li buco la terza ruota, ve lo dico. Raga, vi faccio esplodere l'auto. Sto aspettando. Te la buco. E dai. Raga, mi ha sfidato. No, non è vero. No, 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 mi ha sfidato. Raga, sono troppo indietro. No, però vi vedo. Posso ancora raggiungervi. Non ho detto l'ultima parola. Posso raggiungervi e farvi esplodere. Che amore di Steph. No, ma ragazzi, Steph ha sfiorato 3 macchine di fila. Ho detto, me lo becca. L'ha sfiorati tutti. No, guarda, sto zigzagando. Via. Oh, calmi. Come fate a zigzagare che se io appena mi muovo in ma no, ma questo è matto. Raga, come mi è venuto addosso un NPC. Raga, stanno impazzendo gli NPC perché io sto sparando. Ah, ecco perché. Ancora. Vedo gente che fa incidenti da sola. Ma dai, matti. Steph, gioca serio, Steph. Sto cercando di bucare la ruota col campioncino. Dai, Steph. Però non si buca. Non è nelle regole, però. No, è lui che sta tryhardando in una giornata poco tryhard. Guarda dritto. Che bel sole che c'è. Vai a giocare a pallone con gli amici. Non ci puoi andare aspettare un attimo quando manca in 5 km, così ripartiamo tutti i pari. L'ho presa! L'ho presa! No, raga. Raga, è finito in mare! È finito in mare! Steph, sei un infame, però! Io l'aspetto qua. Dai, siamo a 5 km. Facciamo la pausa arrivo. Tutti. Va Marci, bene, va bene. Se vai, non hai vinto. Sto frenando. Raga, arrivo rotolando. Raga, ho perso uno sportello. Raga, come facciamo a tornare a Marche qui sopra? Tranquilli. Prendetelo con la gru. Come fai tu? Cosa come faccio? A giocare senza l'auto. Uso la tua. No, usa la mia. Marco. Marco. Torni da me, veloce. No. Bene. No. Dobbiamo ripartire. Dobbiamo star fermi un attimo qua. Aspettate che chiamo l'Ester. Ci serve un'auto per Marco. Prendiamo un'auto da qualcuno.
Fere, tu hai visto? No, io sono arrivata che stava già succedendo qualcosa, quindi non ho compreso. Va bene, io non mi esprimo successo su un sacco di cose. Allora, ok, ho tolto la pulizia. Raga, scegliete un'auto per Mark. Una, questa, questa rossa, questa rossa, questa rossa è bella. E poi il suo colore. Buca due ruote e ripartiamo. Mi ha investito, aiuto! Uccidetelo! Raga, quella era un'auto perfetta. L'abbiamo perso. Ecco, no! Via. Allora, c'è stata un'auto. Al volo! Corsa via. Era pure rossa, era destino. No, allora, la fuoristrada no. Infatti è quello il problema. Il camion lo vuoi? No, ho fatto fuori una macchina. Aiuto, è impennato il camion, raga! Calmi. No, la mia auto! Ragazzi, c'è un problema, non posso chiamare più la polizia. Oh! Raga, mi sta male. Raga, riuscite a fermare un'auto, vi prego. Ma Mario, che pensate? Abbia... Basta! La fermate qua. Ok? No, non è possibile. Non dire, Ce l'hai fatta. Allora, sì, Mark c'è. Allora. Okay. La macchina di Steph è diventata una scatoletta. Ma va anche la mia, se allora, sono sportello. Aspettate. Sono già partiti gli infami. No, aspetta, no, aspetta. Oh! Calmi. La polizia io, Calmi. Hai spaccato le gomme? Sì, ho spaccato. Ok. Ma dov'è Mark? Ah, ecco quello. Raga, Marci, andiamo. Via, via. La polizia mi ha tappato. Via. Marca la polizia con oddio, un'auto che è una carretta. No, ma perché... No, raga, chi mi ha bucato la terza ruota? Io da no. Solo, no, raga, chi no, mi raga, ha bucata? Mi si è spenta la webcam. Chi mi ha bucato la terza la ruota? No, io no, Steph, giuro, non c'entro nulla. Chi è stato? Chi è Marci? Stato? Marci. Steph, Marci è davanti a me, non ha fatto nulla, aveva la webcam spenta. Fere, l'ha fatto quando io ero fermo. No, Steph. Sì, anche secondo me. Sì. Ragazzi, no, mi, sa che Steph, mi sa che Steph ha ragione. Ecco. Marci, io ti stavo anche difendendo. No, prima te l'ho detto. Spingi. Sei lento. Aspetta, avanti. Vai, ti aiuto. Marci, vai. Guarda, davvero. Aspetta, eh. Prendo velocità perché sono lentissimo. Dai, guarda, mi fermo per togliere la webcam. Grazie, guarda che bravo. Raga, non capite cosa vuol raga, dire. Raga, non avete con, capito con che ruota. Io sto spingendo Mark perché è talmente lento che lo sto spingendo. No, io ho pure il tempo di fermarmi e ripartire. Giuro. Grazie al cavolo, mi hai bucato anche l'anima. Oh, superiamo Marci, sì. No, perché ho la polizia. Perché ho la polizia, non ho fatto nulla. Io sono solo spingendo. No, no, che è successo? Ho sbagliato. No, raga, sono morto io. Cosa vuol dire che sei morto? Ho un attacco di vita. Vai, Fer, è stato bellissimo comunque. Io no, ma difficile, raga, che state facendo? No, raga, non ho più le ruote io. No, Marci, dammi una mano, guardami. Dove sei? Non ti vedo. Torna indietro. No, non torni. No. Ti prego. No, raga. Ragazzi, no, fermatevi. Ragazzi. Dobbiamo andare da Steph, aiutatemi. No, sono salvo. Aiutatemi. Che succede? L'hai fatta? Un NPC sì, mi ha investito e sono finito in un canale, raga. Mi ci sta arrivando anche la polizia. Salvate a Fere. Ce la faccio, scappo. È un canale family friendly. Ce l'ho fatta. Però perché la polizia mi sta inseguendo? Marci, non ho fatto nulla. Hai? Ma io sto per morire. Levatevi! Tipo porca miseria! Oh mio Dio. Ragazzi, calma. No, calma. Raga, perché ho la pulizia? Colpa mia. Calmi. Dritti. È un gioco per famiglia, ragazzi, questa cosa. Raga, non posso più gareggiare. Non mi lascia in pace la polizia. Mi stanno circondando. L'ho levata, andatevene via. Non ho fatto niente, ero lì a gareggiare. Raga, io non riesco più a guidare. Neanch'io, perché raga, non riesco. Non ho ruote! Raga, io non riesco più ad andare dritta. L'auto è totalmente rotta. Io sono. Steph, Fer, io sono andato pianissimo. Che mi sono girato. Perché hai anche tu una ruota, giusto? No, io allora. No, ho Marci, dico. No, aiuto, io ho una ruota. Marci. No, ragazzi, allora io ho due ruote buone. Il problema è che l'auto è talmente scassata che non riesco più ad andare dritta. Rimuovi il livello di sospetto, ti prego. Io l'ho rimosso, okay. Cioè, mi stavano dando una noia, me l'ho fatto finire nel canale. Sì, però a me ho sembra dovuto comunque... risalire dalle fogne, raga. La partita vera sia tra me, Fere e Steph. Perché a Marco alla fine c'è una macchina diversa. Non vale. Sì, ma se io sono primo, sono appunto. Infatti, no, non vale. Non vale. No. Sei l'unico con due ruote. Povero poi con la le macchina. Le bucate lenta. A tutti, le bucate. Poi tu non ci aspetti. Almeno noi ce la giochiamo un pochettino. No, non riesco più a guidare. Ma se io sono a 10 km da voi. Raga, lotta tra business. Mi è partito un evento. Il gioco ha capito tutto. Anch'io, scappa, Fere. Scappa, che questi vabbè, sono cattivi. Sì, io sono arrivato. Siamo arrivati anche noi, comunque. Dov'è Steph? Sono in spiaggia, però. Ma devi arrivare in centro città, devi arrivare. Vabbè, vengo lì a piedi. Siamo in centro città, dai, in centro città, via, si arriva qui, secondo me.
Io e Fer abbiamo vinto. Ma io ho vinto. Tu sei andato in spiaggia. E quindi? Non noi vale. Siamo qui al centro città. Io mi ero messa il segno. Poi fine la prova con... al centro di Palito. Io dico una cosa. Credo che Steph sia d'accordo. Sì. Noi siamo arrivati con l'Elegy. È vero. Quindi, scusami, è Steph che mi ha disintegrato la mano. Lui l'ha abbandonata. Non sono riuscito a frenare. Che non si può frenare. Allora, io direi che comunque io e Marci siamo quasi nella stessa posizione. Siamo arrivati insieme. Vabbè, sei di secondo e terzo. Sto arrivando, sto arrivando, sono concentratissimo. Eccolo, eccolo. Per ultimo, tanto ormai è come se non gareggiassi più, sta. Eccomi. Sto bene. È tutto a posto. Raga. Cosa succede? Non mi vogliamo far arrivare. Sì, io vi ammazzo tutti. Aspetta, Marci, lasciamo fare. Sento esplosioni. Non mi arrendo. Steffa! Vai, Mark, da dietro. Da dietro. Vai, uccidi. No, non l'ho visto. Mi sono girata e c'era la mia auto in fiamme. Non ho fatto niente tempo a vederla. Voglio dire una cosa. Colpire una persona da dietro è veramente infame. No, guarda che eravate voi due infami. Mi avete bullettizzato. Beh, ma noi non eravamo dietro. L'ultimo, Steph. È arrivato un comunque l'unica Elegy ancora viva è la mia. Ed è una lattina di Coca-Cola al momento. Dove? Schiacciata prima di buttarla nella raccolta differenziata. Non c'è più. Aia. L'abbiamo differenziata. Dai, ragazzi, guardate la mia auto. Le lattine, mi raccomando, eh. Allora, cioè, qui c'è una ruota. È stata veramente una gara per famiglie. Io l'ho apprezzata tantissimo. Fateci sapere se volete vedere altre gare in giro per la mappa di GTA 5 con regole particolari. Nel caso, probabilmente c'è nei commenti. Noi ci fermiamo così. Qua sotto, per sempre con altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.